Buongiorno, ormai lo avrete capito e constatato, il fatto che in giro per il mondo si cominci a votare contro, inutile dire contro chi, insomma, vi ricordate questo movimento nel 2016 e non si sta smorzando tantissimo. Certo, ci sono delle eccezioni come a tutte le regole. Nel 2016 si votò contro l'Europa in Inghilterra, contro i Dem negli Stati Uniti, contro i Dem in Italia con il famoso referendum Renzi. Questo fatto qui ha provocato due ordini di controoffensive. Una esplicita, di censura. Naturalmente, siccome chi è, diciamo, attaccato dall'esito delle urne fa parte del mondo dei buoni, cioè del mondo della sinistra, non può permettersi di parlare esplicitamente di censura. Quindi c'è stata tutta quell'elaborazione che aveva comunque come scopo, come punto di caduta, la censura, che volta per volta ha preso la forma di lotta alle fake news, animata da personaggi in cerca d'autore sulle cui credenziali è inutile che ci soffermiamo, anche perché non ci sono. Di lotta all'odio con la strumentalizzazione di figure anche importanti, insomma, della storia del nostro paese. Quindi, sotto la veste positiva di combattere dei sentimenti o dei dati negativi, come per esempio la diffusione di notizie false e tendenziose, che poi è il lavoro dei giornali sostanzialmente, quindi diciamo così, non si capisce perché combattere, vabbè, ma insomma questi sono fatti loro. Sotto questa veste in realtà si porta avanti un progetto estremamente negativo di censura, e questo è un pezzo del problema che però scricchiola, perché la gente non è poi così stupida, cioè a questa roba, alle buone intenzioni, diciamo, di cui è lastricata la via della censura, crede solo chi dalla censura avrebbe un beneficio. Quindi, in particolare, credono solo quelli di sinistra, sostanzialmente. Di sinistra, cioè i progressisti, mettiamoli così, quelli che si atteggiano a persone colte, a persone evolute, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre con due pesi e due misure, ma non è difficile trovare i loro cortocircuiti, tant'è che io neanche mi ci addentro, perché ci sono tante persone su Twitter che lo fanno molto meglio di me. E questo è un pezzo. L'altro pezzo è quello più furbetto, più insidioso, e anche un po' più triste, perché poi è fonte, diciamo così, non di delusioni. Per non essere delusi basta non aspettarsi troppo dalle persone, e diciamo quello che ti aspetti dagli uomini di solito è inversamente proporzionale all'età che hai. Io ormai ho 60 anni, quindi se voi fate, mi aspetto un sessantesimo di quello che mi aspettavo a 0 anni, diciamo così. E beh, su che cosa gioca? Beh, gioca su un tema molto, molto semplice, che è quello dell'astensione. Astensione che, attenzione, non so se ci fate caso, ma viene sempre nel dibattito social, no? Viene sempre indirizzata a una potenziale constituency di destra, d'accordo? Si sa che l'elettore di destra è più geloso in qualche modo della sua libertà e meno, come dire,
meno suscettibile di vedersi inserito in un contesto di militanza, d'accordo? Perché è liberale o libertario rispetto all'elettore di sinistra, e quindi si va a rosicchiare quell'elettorato proponendogli questa lettura della realtà. Quello che ti è stato promesso non ti è stato immediatamente dato, quindi votare è inutile, quindi lascia stare. Questo non viene mai. Io non ho mai trovato, nota bene, non ho mai trovato sui social qualcuno che dicesse a un elettore di sinistra, quando avevamo governi di sinistra, progressisti, non ti è stato dato, non so, il salario minimo, lo ius soli, la legge Zan, e quindi votare non serve, per cui astieniti. Io questo non l'ho mai visto. Voi l'avete visto? Io no. Sempre a destra, sempre a destra. Quindi, in particolare, le rivendicazioni sulla, come dire, libertà del paese dalla sempre più soffocante cappa di, come dire, di controllo europeo, che ormai apertamente aspira a cancellare le sovranità nazionali, no? Allora, lì c'è chi si sbatte per cercare di arginare questo fenomeno, e stranamente questi inviti all'astensione sono sempre mirati contro quei partiti o addirittura quelle persone che più fanno per opporsi, per difendere la libertà del paese. Strano, vero? No? Non ci avete mai fatto caso? Fateci caso. Trovatemi uno che inviti all'astensione l'elettorato di sinistra, che inviti all'astensione, cioè sulla delusione rispetto a temi di sinistra. Se lo trovate, avete un biglietto gratis per il convegno di sabato 25, ma non lo trovate. Non lo trovate. Perché non c'è. E perché non c'è? Non c'è perché voi pensate che i social siano uno strumento di libertà che vi consente di esprimervi, questa agorà libera, eccetera, eccetera. Invece i social sono uno strumento pilotato che serve a controllarvi, e dove solo chi ha, diciamo così, messaggi molto forti ed è molto attrezzato tecnicamente per difenderli, riesce a fare la differenza fino a che non si trova il modo, in qualche modo, di neutralizzarlo, di screditarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Sono un ambiente molto, molto complesso, che però ha delle finalità molto semplici: controllo e orientamento dell'opinione pubblica. Allora, è inutile, diciamo così, anche prestare più di tanto attenzione a certi fenomeni, no? Io ho fatto degli esempi piuttosto chiari. Ho dedicato anche un intero pomeriggio a dialogare in uno di questi ambienti per mettere in evidenza alcune dinamiche che sono piuttosto ovvie. Ripeto, trovatemi qualcuno che inviti all'astensione per essere stato deluso su un tema di sinistra, e che quindi chiami all'astensione. Gli elettori di sinistra vengono perennemente chiamati alla mobilitazione, con buoni o cattivi motivi, inventandoseli i motivi, strumentalizzando tragedie, fatti personali, fatti intimi, fatti strumentali, in qualsiasi modo, ma vengono sempre chiamati alla mobilitazione. Sono gli elettori di destra che vengono chiamati all'astensione. E perché? Perché a sinistra si ha paura del voto degli elettori di destra, e perché a sinistra c'è una tradizione, diciamo, che io non so, diciamo, valutare più di tanto, ma di, come dire, utilizzo, controllo dei social, no? Non so se vi ricordate, ma intorno al 2012-2013, insomma, quando il blog già aveva fatto la sua bella esplosione, eravamo una community piuttosto forte. Ora ovviamente lo siamo di più, è passato più tempo e siamo cresciuti, ma
Il grande tema del dibattito era la capacità di Beppe, era meglio ancora, era la caratteristica dei 5 Stelle di essere un movimento nato sulla rete attraverso i meetup. E vi ricorderete anche che io avevo un modo molto facile per individuare se chi mi avvicinava in un momento in cui dialogavo come per passione, come adesso dialogo per lavoro con tutti, avevo c'era un modo molto semplice per capire se chi ti avvicinava era un grillino. Normalmente i grillini mi chiedevano l'indirizzo email, prendevano un quadernuccio, se lo scrivevano a matita o a penna. E perché questa cosa era paradossale? Ma molto semplice, perché io, autore di un blog che fornisce le informazioni, forniva le informazioni di contatto, dipendente pubblico, quindi obbligato già all'epoca ad avere il mio indirizzo email di professionale pubblico, eccetera, eccetera, beh, mi faceva un pochino strano che gli esponenti di un movimento asseritamente nato dalla rete fossero così analfabeti dal punto di vista informatico, da non riuscire a trovare l'indirizzo email di un personaggio pubblico che lavorava nel pubblico. C'era evidentemente qualcosa che toccava, come si dice, qualcosa che non tornava. E beh, sì, diciamo, a livello magari culturale, anche nel settore specifico proprio delle competenze informatiche, non era enorme, ci sta, altrimenti non avrebbero creduto a tutta una serie di prospettive messianiche, e soprattutto non si sarebbero fatti irretire dal messaggio dell'antiparlamentarismo. Certo, non dovevano essere dei geni, ma era simpatico il fatto che questa, diciamo, particolare carenza di genialità fosse concentrata proprio su quel settore, quello delle competenze informatiche, dell'uso della rete, dell'abitare, del vivere la rete, che i mezzi di massa, diciamo i mezzi di propaganda di massa, le grandi testate giornalistiche, indicavano come l'elemento al tempo stesso rivoluzionario, quasi eversivo di un movimento che era un movimento dei poracci che sapevano fare Google Alberto Bagnai, cioè capito il concetto? Ve lo dico in romanesco, così almeno rafforziamo. Vabbè, amen. Questo è da quella parte lì, quindi non si chiama l'astensione, si chiama la mobilitazione. Sta a voi rendervi conto che non state guardando in faccia le persone con cui parlate quando siete sui social, e quindi che dovendo così, salvo nei casi in cui, perché apro e chiudo un'altra parentesi, c'è solo uno unico, credo, forse due esperimenti di community social che hanno voluto creare un'occasione di incontro fisico fra i rappresentanti della community, e sapete qual è? È Goofinomics, e questo incontro fisico si svolge ogni anno in occasione del compleanno del blog. Quest'anno si svolge il 25 e 26 novembre. Non escludo, anzi sono pressoché certo, che anche l'incontro fisico sia stato infiltrato. Tuttavia ha anche permesso alla grande maggioranza di accertarsi personalmente della verità dell'altro. Sono nati amicizie, sono nati amori, sono nati figli da quella community, che quindi è viva, è vitale e ha una sua verità. Finché restate nel cesso ex azzurro, nel dubbio chi avete di fronte è un infiltrato. Questo ve lo dico perché è opportuno che cominciate un attimo a prendere le misure. Abbiamo di fronte degli appuntamenti che sono appuntamenti, diciamo, che costituiscono una minaccia esistenziale per gli altri, cioè il voto europeo costituisce una minaccia esistenziale degli altri. Il circo delle fake news è stato messo su esplicitamente dall'Unione Europea per influire sul risultato delle precedenti elezioni europee, quelle del 2019.
partì dopo il risultato relativamente rassicurante del 2014, ci furono le sconfitte del 2016 e partì quel circo che aveva qui in Italia nell'onorevole Boldrini, diciamo così, il suo agente locale, il circo dei fact checkers, di tutte queste scemenze qua, d'accordo? Per anni era stato concesso ai giornalisti di dire qualsiasi idiozia, di dire che ne so, che il tasso di disoccupazione nel 2014 era come nel 97, cioè di dire scemenze, di falsificare dati facilmente verificabili. Questo era stato concesso, cioè gli era stato concesso di presentare per dati le loro porche opinioni disinformate, d'accordo? Improvvisamente scattava questo amore della verità, una verità ingenuamente, non credo, furbescamente, pericolosamente presentata come concetto ontologico e non come concetto politico, trattandosi di verità dichiarata su processi politici. Quindi chi aveva falsificato i dati dichiarava la verità di alcune opinioni, solo alcune. Questa cosa, questo rimane il punto, e tutto questo, apro e chiudo una parentesi, torno sempre sullo stesso punto, è successo prima della punturina, e la punturina è successa perché la gente non si è svegliata quando è successo questo, cioè la minaccia alla democrazia c'era e lo snodo è stato il 2016 ed è stato uno snodo evidente perché sono state evidenti le cause, il voto di tanti elettorati diversi in circostanze disparate contro i progetti di, diciamo, soffocamento delle sovranità nazionali, e sono stati evidenti gli effetti e le strategie, quindi la censura, il controllo delle piattaforme digitali, eccetera, eccetera, eccetera. Altra parentesi, chi non si è svegliato nel 2016, nel 2021 può solo aver finto di svegliarsi. Che io ormai sono abbastanza, non è che c'è un prima o un dopo che si vuole rivendicare chissà quale primogenitura. Fatto sta che se tu non vedi una cosa evidente, non mi fido di te come essere, diciamo, come della tua capacità di agire per scongiurarne le conseguenze. Però questo è, siamo abbastanza soli, quindi i consigli che do li do a un numero piuttosto ristretto di persone. State molto attenti sui social, chi avete di fronte, magari anche ora, magari anche io, è sempre e solo un provocatore. Se ci sono cose che vi danno fastidio, ce ne sono tante che danno fastidio anche a me in questo momento, l'arma più potente che avete è non parlarne. Guardate di che cosa non sto parlando io, e se posso permettermi umilmente, visto che io i social non li so usare, ma mi sono serviti a qualcosa, fate come faccio io, non parlatene. Non c'è bisogno di affermare la propria verità, tanto chi avete di fronte si divide sostanzialmente in due categorie, chi non capisce e chi non vuole capire. A chi non capisce pensa alla storia e a chi non vuole capire anche, ma con dei tempi un pochino più dilatati. Non è un vostro problema. Ve lo dico per la vostra salute, ve lo dico per evitare che delle brave persone passino dei guai di carattere giudiziario o altro, insomma, vengano, perché no, ormai noi non possiamo, cioè non c'è limite a quello che quando nel 2012 nel mio libro scrissi non c'è limite a quello che possiamo aspettarci, no? Sembrava una frase retorica, e invece non lo è. Spiace per chi si è svegliato tardi, ma non lo è. Quindi calma, serenità, lasciar parlare gli altri, sorriso sulle labbra, lavorare, mantenere le proprie convinzioni salde, persistere nell'esercizio dei propri diritti, fra cui quello di voto, e ricordarsi di quale è la stella polare che guida la nostra azione, che è quella di riconquistare spazi di libertà, perché da soli sappiamo sbagliare, non abbiamo bisogno di essere in compagnia e difficilmente faremo peggio di quello che gli altri ci hanno costretto a fare. Calma, e se avete bisogno di fare apostolato, lo fate
di persona. Quando venite chiamati a far pesare la vostra presenza sui social, fatelo. Quando venite chiamati a farlo, però, fatelo, perché il momento non vi dispiaccia, ma lo sappiamo noi che siamo a contatto col problema. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi auguro un splendido proseguimento di giornata.